Grandissimi, Mr. Marty contro tutti i complottisti di tutto il mondo, riunitevi! Oggi parliamo delle elezioni europee. Mi vado di traverso sempre qualcosa. E il nostro nuovo opinionista, lo vedete laggiù in fondo, quello con gli occhiali a sole, che si chiama il cucciolotto, non me ne frega un cazzo, il tuo primo discente è ancora convalescente, no? In vacanza, non sta facendo un cazzo in vacanza lui. Va bene, allora, abbiamo vinto ragazzi, finalmente ce l'abbiamo fatta, l'astensionismo ha vinto, 50,4% di astensione, abbiamo vinto il partito e l'astensione ha vinto e da domani non li sono più legittimati, non sono più, abbiamo stravolto tutto, abbiamo grandi, infatti i risultati sono questi, Fardelli d'Italia beccano il 28,8%. Con 24 seggi vanno al Parlamento europeo. Poi abbiamo i PD idioti, prendono 21 seggi, 25%, 24%. 5 stronzi, 8 seggi, 10%. Forza Italia, incredibile che siano ancora vivi, 9,6%, 8 seggi. La Lega Sega, 8 seggi, 9%. E poi abbiamo, vabbè, i Verdi, quella alleanza di mezza sinistra tra Verdi. Cioè, Fratoianni c'è dentro, non mi ricordo che cazzo anche, vabbè. Ah, Salis, cioè, Salis, la figura 6 e 8, 6 seggi. E poi c'è un seggio. Ecco, ok, va bene, l'astensionismo ha funzionato benissimo, abbiamo ribaltato il sistema. Infatti da oggi cambia tutto, perché sono delegittimati, perché io non voto, e quindi da domani... Niente, non è cambiato un cazzo effettivamente. No, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato. So che alcuni di voi si incazzeranno perché sapete che io sono contro l'astensionismo, quindi vi prenderò un po' per il culo, non incazzatevi troppo. Però adesso vi faccio l'esempio di uno che secondo me non capisce un cazzo. In qualsiasi, di quasi qualsiasi argomento. Lui è un tuttologo, Sandro Torella, sapete come mio amico mi ha fatto un po' di scaramucce, abbiamo avuto, lui sosteneva che io stavo promuovendo un film che non era più nelle sale. Vabbè, comunque, da Parenzo Scorenzo. Allora, l'ho preso come esempio, perché lui proprio non capisce un cazzo di politica. Cioè, la politica è una cosa. Poi ci sono varie cose diverse, no? Le manifestazioni in piazza sono una cosa, le raccolte in movimenti, raccolte firme sono una cosa, cioè la comunicazione è una parte della politica. Però, da un punto di vista di politica stretto, lui veramente non capisce un cazzo di niente. Adesso, infatti, vi faccio vedere perché il discorso dell'astensione non funziona un cazzo e soprattutto vi faccio vedere il campione del giorno che è stato eletto tra l'altro. Allora, lui fa questo discorso sulla Salis. Una persona che non sta bene. E una persona che non sta bene è stata scelta dal popolo italiano con 100 100.000 di più. preferenze per andare a governare in Europa come nostra rappresentanza. Pertanto io sono molto fiero della mia astensione. Che non è stata una scelta, è proprio che non trovo la scheda e me ne sbatto il cazzo. Per cui manco è una Ah, scelta. sei fiero Perché di la mia attività politica una la cosa che non hai svolgo scelto? ogni martedì. E vi amo a dire qualcosa. Okay. L'attività politica è fare qualcosa di costruttivo direttamente. E quello che posso fare faccio giornalmente, con i miei spettacoli, con i film, con i video, con le trasmissioni. Vi amo a dire qualcosa. Io ho ospitato anche personaggi del suo partito, oltretutto. E peraltro nello stesso partito il personaggio che ho ospitato è un medico chirurgo importante di rilievo internazionale, ma la gente vuole lei. 100.000 persone hanno scelto lei per stare 113. lì in Parlamento europeo, proprio lei, Lei sì. proprio una persona che non sta bene. Non so bene. E allora c'è un problema. E Che mi sei sono fiero di essermi astenuto. Dovrò convivere con queste persone che scelgono di fare questa cosa e che addirittura hanno dato a me del criminale perché dicevo non mascherate i ragazzini. Ma che Adesso cazzo guardate c'entra? Fauci. Fauci. Se l'ha inventato le maschere, Ma che le cazzo c'entra distanze, lui le ha Fauci con le elezioni inventate. europee, la Io ero Salis? puntuale perché chiedevo di non rispettare Che cazzo c'è? delle Allora, mie questo azioni. faccio un esempio. De uno. Perfetto. Io sono fiero di aver preso le distanze Da che? da questo scempio. Vabbè, allora, Io qua sono vi faccio un fiero di esempio di essere. uno che non capisce un cazzo di politica. Perché lui mette insieme cinque cose: mette insieme Fauci, Salis, Soffiero, che io non mi mischio con quelli schifosi che vanno allora.
La politica si fa praticamente in vari modi, appunto facendo informazione, andando a votare, si fa con le manifestazioni in piazza, si fa con le raccolte firme, con le associazioni, si fa in tanti modi. Uno di questi modi è votare, no? Qua questo fa un discorso che non sta in centro, no, perché io sono contento, sono da votare perché la gente ha votato la Salis. Ma il problema è che appunto la gente ha votato la Salis e la Salis andrà in Parlamento Europeo. Adesso io non c'ho niente contro la Salis, non me ne frega un cazzo, però voglio dire, la Salis, cioè politicamente, che cazzo vuol dire? Come se io andassi a giocare a hockey, mi votate perché vado a giocare a hockey, ma se non sapete come cazzo gioco, soltanto perché una che è andata a tirare manganellate, cioè una roba proprio da tifoseria, cioè quelli che l'hanno votata per tifoseria. Poi mette insieme il discorso di Fauci che non c'entra un cazzo, poi dice che lui è fiero di non essere andato a votare, ma non perché l'ha scelto, ma semplicemente perché non trovava la scheda. Cioè un discorso che non ha la minima logica. Come non ha la minima logica il discorso dell'astensione? Perché adesso tentate di seguire il discorso senza mandarmi a fare in culo. Allora, intanto non è vero che Fratelli d'Italia ha mantenuto il trend, perché ha perso 550.000 voti. Non è vero che il PD ha fatto questo exploit, perché se aprite i giornali, ovviamente il PD è grandissimo, la Schlein ritorna alla grande. No, non è vero un cazzo, perché nel 19 ha preso 6 milioni di voti, mentre quest'anno ne ha presi 5,5. Di solito si paragonano le europee con le europee, le politiche con le politiche. Paragonare le politiche con le europee sono una cosa che non serve a molto, quindi io paragono sempre le europee precedenti o le politiche precedenti, e hanno effettivamente perso milioni di voti dalle europee, quindi neanche loro non hanno fatto un cazzo di buono. Quindi questo vi fa capire che più o meno tutti quelli che non sono andati a votare sono tutti quelli antisistema, tra virgolette, sono tutti quelli antisistema. E noi abbiamo mandato, oltre a Salis, che vabbè, messa che sti gran cazzo me da Salis, noi abbiamo mandato questa qua, Cecilia Strada. Voi la conoscete questa? Abbiamo mandata noi con 250.000 voti, questa qua. Adesso ve la faccio vedere. Qua è con Speranza. Non era meglio mandare, non so, Rizzo, mandare Amodeo o Toscano o Nicolai Lili? No, questa, meglio questa. Meglio sta a caso, non potevi mandare questa. Va bene, Antorella, fai un discorso. Questa è una donna. Qua c'è Roberto Speranza e la Cecilia Strada. Se volete vi metterò il video, potete vedere le espressioni che fa la Strada, la figlia di Gino Strada. A un certo punto si mette a ridere. Questa è una signora che sta dicendo: mio padre me l'avete ammazzato con i vostri protocolli di merda e adesso dovreste chiedere scusa. Questo è 2 settimane fa. E alla sinistra di Speranza. Da nessun politico, ci dispiace per quello che è successo. È colpa nostra che abbiamo lasciato, è colpa nostra perché li abbiamo lasciati nell'ospedale. Quindi la domanda è questa, che pongono 200.000 vittime. Guardate. Ma in realtà noi perché siamo morti? Per un protocollo che è stato dimostrato scientificamente essere inefficiente. Merda. E ci sono medici che possono dimostrarglielo. E quindi noi possiamo dare la colpa a chi? Al Ministero della Salute? Oppure dobbiamo darla ai medici, due merde, e agli infermieri che hanno eseguito questo protocollo? Due cacchette. Mio padre mi è stato restituito in un sacco nero. Lei ha tolto la dignità della morte. I protocolli erano i suoi. Qualcuno si deve prendere, non dovete ridere. La cosa aberrante è che avete un sorriso. Cioè, vedete che sta ridendo. Guardate, ce la ridono. Invece voi dovete fare un atto di umiltà, passare la testa e dire perdono. Guardate la Strada, si alza in piedi, guardatela qua, si alza in piedi. Le risposte
si alza in piedi, si alza in piedi, si mette così, ve la faccio io, praticamente questa qua, voi dovete chinare la testa, dovete chiedere scusa, chinare la testa e chiedere scusa, e la strada si alza e si mette così. C'è davanti a una che ha perso il padre per i protocolli di merda che hanno fatto, esce, cioè questa qua noi la mandiamo in Parlamento europeo, questa qua noi la mandiamo in Parlamento europeo perché non siamo stati in grado di esprimere qualcosa di diverso. Questa qua sta parlando con Rizzo, è questa. Lei non sta questa. Andando in giro a parlare di se stessa, sta andando in giro a parlare di 3 milioni e mezzo di persone che guadagnano meno di 950 euro al mese e per i quali vogliamo il salario minimo. Sta andando in giro a parlare non di se stessa, ma dei 4 milioni di persone che non si possono più curare in questo paese. Anche la signora intervistata a Genova lo diceva, col PD. Lo sappiamo tutte quante, tutti quelli che si rivolgono alla sanità pubblica lo sanno. Rizzo dice, ma l'hanno distrutta loro la sanità. Per favore. Ma chi l'ha gestita la sanità? L'hanno gestita i governi Rizzo, centro-sinistra principalmente. Esatto, bravo Marco, Rizzo. Esatto, vergognatevi. Avete gestito la sanità, l'avete distrutta. Il centro-sinistra. Vogliamo ricordare i nomi di Emiliano, vogliamo ricordare i nomi di Chiamparino, quando gioiva, quando gli ospedali si chiudevano prima della pandemia. Vogliamo ricordare Rossi della Toscana, li vogliamo ricordare tutti i governatori, perché siete due facce della stessa medaglia. Non mi interrompa più, per favore, perché non si fa così, ok? Non siamo in un bar con gli amici. Bar. Siamo per rispetto anche delle persone che ascoltano. La prego di non interrompermi così. Guardi come non lo faccio con lei. Pubblici, Ma no, ma lei fa schifo il bar. Scusami, Marco. Allora, il tema della sanità abbiamo totalmente diritto di parlarne. Non solo, il Partito Democratico sta portando avanti la legge Schlein, che è una cosa molto concreta, che porterà ad aumentare gradualmente la spesa pubblica fino al 7,5% del prodotto interno lordo. Parallelamente stiamo facendo un raccolta di firme in Lombardia di referendum per ricostruire il sistema sanitario lombardo. Io veramente sono un pochino dispiaciuta di essere interrotta quando parlo su temi della sanità, perché sinceramente, caro Rizzo, le persone che ci ascoltano non vogliono dire se... Tu sul tema della sanità non dovresti... Cioè... Questa abbiamo mandato, questa qua ha scritto dopo, il giorno dopo aver, no, la stessa sera aver avuto quella discussione con quella signora che ha perso il papà. Stasera abbiamo parlato di salute con Roberto Scorenza Speranza, eravamo a Ro, posto che mi è caro perché fra le altre cose mio padre ha lavorato all'ospedale di Ro e spesso mi ci portava. Quell'ospedale è stato di fatto il primo spazio di cura che io bambino ho imparato a conoscere. Il libro di Speranza, questa l'abbiamo mandata noi perché non abbiamo votato altri. Il libro va letto anche perché parte dal passato, ragionare su come costruire il futuro, ma va la serata è stata un po' faticosa per via delle contestazioni dei negazionisti e dei Novax. No, quella era una che ha perso il padre. Non era né negazionista né Novax. Cucciolotto, non agitarti perché vedo che stai per partire. Stai tranquillo, per favore. Allora, la serata. Roberto ha una pazienza infinita. Mamma mia. Non riesco. Ma. Roberto ha una pazienza infinita, che glielo fa fare? Glielo fa fare il bisogno di parlare con noi cittadini di come ricostruire il sistema sanitario. Lo fa per tutte e per tutti noi, non per sé. Per questo tira dritto nonostante la vita che gli fanno fare. Grazie. E grazie e buonanotte a quel Novax che mi ha gridato tuo padre si è rivolto nella tomba. Sicuramente è vero. Cioè, mamma mia, che personaggio. Questo è il campione scrittore. Personaggio, allora, ecco questo, abbiamo risolto questo. Non andando a votare abbiamo risolto che Tajani ha preso 415.000 voti, che la Strada ha preso 255.000, che la Schlein ha preso 200.000 voti. Questo, allora, voi adesso mi dovete far capire. Allora, in Germania Scholz lo stanno per mandare a calci nel culo a casa dopo le europee, perché praticamente c'è la Sara Wagenknecht, che sarebbe tipo un'estrema sinistra e un'estrema destra messi insieme, in sostanza. Poi c'è l'Alternative for Deutschland, praticamente hanno gli stessi percentuali del governo Scholz, quindi Scholz sta... poi non servono un cazzo alle elezioni. Macron ha portato via il macroncino, è andato via, via. E noi come strozzi abbiamo, però non dobbiamo dire...
ma io lo faccio perché... No, tu lo fai, io sono fiero del mio non voto. Vabbè, anch'io sono fiero del mio ok al sole. Cioè, la stessa roba. Però non spacciamo questa roba qua come... no, perché io faccio questa grande strategia del non voto, perché così accadrà... Non accadrà un cazzo. Non accadrà niente. Nulla, nulla, nulla. Io non capisco perché nel mondo della controinformazione anche persone molto intelligenti, tipo, non so, Tosatto, per esempio, ho sentito fare discorsi su questa roba che io proprio non concepisco. Cioè, non è che uno si può mettere a fare, cioè, la rivoluzione, però... Questo sì, questo no. Allora, scendo in piazza ma non vado a votare. Oppure vado a votare ma non scendo in piazza perché fa troppo freddo. Oppure scendo in piazza, vado a votare ma non mi interessa di parlare con le altre persone. Cioè, non è che poi si deve fare tutto, bisogna fare. Ma che cazzo di discorso è? Adesso ci teniamo questi Noi, grandi, grandi italiani, brava gente, siamo gli unici in questa Europa di mongoloidi che abbiamo votato per la guerra. Abbiamo votato Fratelli d'Italia e PD, che sono tutti, sono due partiti guerrafondai per quanto riguarda l'Ucraina e per quanto riguarda Israele. Ah, quindi assoluto sostegno per Israele, PD e Fratelli d'Italia, uguale. Per quanto riguarda l'Ucraina, bombe, 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 fino all'ultimo ucraino. Bravi, complimenti, complimenti. Noi siamo andati al mare, poi ci sono quelli che dicono, io sono fiero. Ma tu mi dici, magari non... Vabbè, preferisco uno che dice, vabbè, non ce l'ho per il cazzo. Non ce ne sono andato, non sono andato perché non ce l'ho... Perché non me ne frega un cazzo. Perché non ce l'ho per il cazzo. Ma no, io non voto così faccio la rivoluzione. Quello è una puttanata, anche gratis. No, andare a votare perché così si delegittima. Ma si delegittima cosa? Questo se delegittimo, no? Cosa ne pensi? Ecco, vedete, lui non gliene frega un cazzo, cioè, manco ti risponde, infatti, non gliene frega un cazzo. Vabbè, gran pezzo di Frabolo, ogni volta non so come cazzo lo chiamo, eppure lo conosco pure anche, cazzo, l'Apocalisse, e quindi, ragazzi, il nostro grande non voto si sta avvicinando alla... Ando per la mia strada, c'è chi ha bisogno di seguire uno standard, guardando sempre dalla parte sbagliata, e chi continua a fare propaganda, quando non sa che è iniziata l'Apocalisse. Ora, ricordatevi sempre di mandarli a fare in culo, anche ballando. Scorenzo, vai a cagare. Ciao belli, vi voglio bene, non incazzatevi, mi raccomando.